Buonasera visualizzazioni e bentornate in questo nuovo video. Oggi intendo trattare un argomento forse molto spinoso, ma che abbiamo già trattato qualche giorno fa, ovvero il caso di Palermo. A differenza di tanti altri video sui commenti, oggi ci concentreremo soltanto su quel video lì. Questo perché i commenti sono stati tanti, c'è tanto da dire e sono qui apposta. Prima di cominciare, anche per supportare quello che facciamo qui, vi dico che la maglia che indosso è di Pampling, la trovate qui sotto in descrizione, assieme al mio codice sconto Gematria, che vi permetterà di risparmiare su tutta la spesa. Non vado oltre con lo sponsor perché già non mi sento di farlo per questo video qui, quindi a posto così. Sapete che in quel modo comunque supportate il canale. I commenti che andremo a leggere non saranno affatto facili da leggere, cercherò un attimo di addolcire nel possibile la pillola, ma non so neanche se ci riuscirò. Quindi mettetevi pure comodi che stiamo per iniziare. Io, Gem, ti dirò, sono del fatto che una donna, ma nessuno in realtà, moralmente di fatto non deve aver paura di uscire, soprattutto di sera e se è da sola. Anche perché mi viene da dire che se deve aver paura di una donna, allora deve aver paura anche un uomo. Ma si può aver paura di uscire se si vuole? Ovviamente no. E mi sembra anche ingiusto dire che una ragazza sia fisicamente meno forte, anche perché ci sono ragazze che possono spezzarti in due. Ora, questo non vuol dire che per essere forte devi avere muscoli o abusare del fatto che hai un corpo forte, che poi parlano certi ragazzini che sono secchi come un chiodo e li spezzi in due facilmente. Non può essere giusto che si arrivi anche a fare questi pensieri o che ci si rassegni a pensare che una donna debba avere paura. E poi smettiamola anche di dire donna, uomo, non binary, sono tutte etichette. A questo mondo ed altri esiste chi ha dignità e chi no, punto. Come studente di psicologia posso dirti che questi sono malati, ma non li giustifico, perché l'ultima cosa che uno psicologo deve fare è giustificare. Sono molto cinico e questi devono avere una riabilitazione tosta e lineare. Questo è superego, per cui ci si crede meglio di altri e quindi si può abusare di potere. Vabbè, poi c'è tutto quanto il discorso che comunque va a vertere sempre su questo. Il punto qui è: io mi rendo conto che nella teoria non sia bello pensare queste cose. Mi rendo conto sicuramente di aver detto delle cose un po' così, però sono cose che penso. Ragazzi, non ci dobbiamo girare intorno. Sì, esistono delle ragazze che possono spezzare in due anche me, ma ne esiste il 99% che non può farlo e noi dobbiamo basarci su quel 99%, chiaro? Se ci sono così tante persone che hanno delle determinate caratteristiche, non ci si può basare su però se si allenassero e diventassero powerlifter, se cominciassero a doparsi, insomma, dobbiamo basarci su quella che è la realtà. Sicuramente ci sono delle ragazze che sono più forti di certi uomini, non lo metto in dubbio. Il punto è che sono una minoranza così esigua da essere appunto una minoranza. In linea di massima, poi potete pensare quello che volete, ma la chimica, la fisica, la realtà vogliono questo semplicemente perché quello che si ha davanti tutti i giorni, la maggior parte degli uomini è fisicamente più forte delle donne, ma non è un vantaggio, uno svantaggio, non è un qualcosa di negativo da dire, semplicemente è così, punto. Io stesso nel mio giro di amici ho un'amica che se vuole mi può scaraventare via con un dito, così come delle amiche che sono alte 1,40 m a cui posso fare così e le spedisco a 20 metri di distanza, ma è semplicemente perché così. La maggior parte delle ragazze però hanno questo problema, altrimenti questo problema non ci sarebbe. Oltre al fatto che cosa leggo qui, ma si può avere paura di uscire se si vuole, anche lì dipende dove vai, nel senso, io non mi posso sorprendere se vado nel Bronx e succede quello che succede nel Bronx. Uomo, donna, che io sia, non è quello il punto, però capito, esiste anche un contesto, esiste tutto quanto. Non in questo caso, questo non è affatto il caso, in questo caso si parla semplicemente di una violenza animalesca messa in atto da 7 animali, non sono neanche persone, animali. Per quanto riguarda il uomo, donna, non binary, siamo semplicemente chi ha dignità, chi non dignità, anche lì non lo, cioè no, etichette, le etichette esistono per un motivo, altrimenti, perdonami, ma un sacco di gente non avrebbe così tanta voglia di darsi delle etichette. Le etichette, se usate bene, con cognizione di causa, servono a riconoscere le cose. È lo stesso motivo per cui tu riconosci questa qui una bottiglia e non è una scarpiera, per dire, cioè, a quello servono le etichette. Noi possiamo stare qui a fare tutti quanti i bei discorsi che vogliamo, a prendere i nostri applausi e tutte le nostre cose, però le cose che diciamo devono anche avere un senso, altrimenti non lo so. O più che un senso, perché alla fin fine quello che ho detto non è che non abbia senso, devono avere senso in quel contesto. In questo contesto venire a parlare di ci sono delle ragazze più forti, sì, ok, ma noi stiamo parlando di questo caso, stiamo parlando della maggior parte dei casi.
non rispecchia quello che hai detto. Altro fatto di cronaca interessante di questa vicenda è che i ragazzi che sono ancora in carcere hanno chiesto aiuto perché gli altri carcerati vorrebbero, parola dei succubi, fare le veci della folla inferocita. E io sinceramente lo capisco e non è nulla di nuovo. Ragazzi, quando fate un qualcosa che non va, dovete anche chiedervi due secondi quali possono essere le conseguenze, non soltanto dal punto di vista che quello che avete fatto è grave, anzi, soprattutto quello, ma dovete anche capire che le cose si vengono a sapere e che in carcere le persone che se la prendono con chi è più debole, e si parla di chi se la prende con le donne, ma soprattutto i bambini, insomma, troverai qualcuno che ti darà pane per i tuoi denti, non ti puoi sorprendere. E sì, fa paura questa cosa qui, e deve far paura, perché sì, magari ci pensi due volte prima di rifare una cosa del genere, chiaro? Hai voglia di dire poverini, poverini, poverini niente. Nel momento in cui hai scelto consapevolmente di fare una cosa così atroce, ti becchi tutte le conseguenze. Io penso una cosa un po' particolare. Credo che debbano pagare tutti e nulla mi dà più nervoso di chi ha il God Complex, ma cercare di capire che cosa scatta nella testa di una persona quando agisce così è un qualcosa che sento sia doveroso, per capire anche come potremmo evitare che i nostri figli diventino dei mostri. Da futuro genitore mi domando questo. In realtà siamo d'accordo, perché io nel video, probabilmente, non avendolo scritto, avendolo fatto abbastanza di getto, ho lasciato intendere un qualcosa, magari mi sono spiegato male, comunque sia, è esattamente quello che dico io. Quando nel video parlavo di non voler comprendere, intendo non questo. Tu sei una persona equilibrata, ok. Io intendo quel tipo di persone che stanno lì a voler comprendere, a fare un po' le croce rossine, semplicemente perché sono dei bastian contrari, perché vanno lì e dicono: no, aspetta, io devo capire perché ha fatto questa cosa, voglio comprenderlo, voglio parlare con lui, cioè questo tipo di roba. Viviamo nell'epoca, che è molto simile a quelle più antiche, in cui dimostrare di essere uomini significa sottomettere con la forza del cazzo le persone più deboli. Non meravigliamoci se poi si genera odio e disprezzo tra tutti gli esseri umani, indistintamente dal sesso e dalla cultura. Forse un po' di punizioni dure, ad esempio qualcosa alla punizione d'ufficio alla film Starship Troopers, farebbero bene alle generazioni per tornare a un equilibrio che mi sembra che ormai molte famiglie tendono a non avere più. Ma tu dimentichi una cosa. Queste famiglie che crescono questo tipo di ragazzi sono state educate in quel modo, sono state educate con la leva obbligatoria, sono state educate in questa maniera qua, e ragazzi, questo qui è il frutto di questa roba qua, perché non c'è la via di mezzo, c'è semplicemente o chi è troppo permissivo e quindi i figli crescono rincoglioniti e strafottenti, come probabilmente in questo caso, non lo so, oppure semplicemente hai davanti delle persone che crescono incattivite perché sono state cresciute incattivite. Non è così obbligatoria Starship Troopers, no, perché poi quello che succede sono i fatti di Palermo. Ciao Gematria, la questione della forza fisica è un falso problema. Per far male ad un uomo come una donna basta essere in gruppo, quindi nemmeno gli uomini dovrebbero sentirsi tranquilli andare in giro da soli, se questo fosse davvero il problema. Nella maggior parte delle violenze non solo sessuali c'è la componente della conoscenza, e cioè chi agisce violenza lo fa su persone vicine e non sugli estranei. No, però a parte questo, il punto è sempre che tipo di violenze ci stiamo trovando davanti. In questo caso, a parte che erano in sette, quindi ancora più vigliacchi, ma stiamo parlando di una violenza di un certo tipo. Non stiamo parlando di un qualcuno che ti tira un pugno per strada, stiamo parlando di un'altra cosa. Qua non era a scopo di rapina, non era a scopo di prendersi qualcosa o magari aggressione perché quello lì ha detto X. No, stiamo parlando di una cosa ancora più animalesca. Io mi rendo conto che non sia un discorso bello da fare, perché ti riporta un po' con i piedi alla realtà. Però ragazzi, no, ve lo dovete mettere in testa. In media una donna ha meno forza fisica, ma non è detto per insultare, cioè, guardate un attimo la realtà. Poi che non debba accadere là siamo tutti quanti d'accordo, però nel momento in cui stiamo parlando di dati effettivi, raga, nel senso, non posso far finta che non sia così. Va bene, girl power, tutto quello che vuoi, però, capito? Questo non significa essere persone peggiori o migliori, o che uno sia meglio, uno sia peggio, no. Io sto solo parlando di quella che è la realtà, perché vi assicuro la maggior parte delle persone, ragazze si intende, che stanno lì a dirti no, io sono più forte, questo e quest'altro, le metti in una strada buia e hanno giustamente paura, ma cioè
è normale. Basta chiamarlo stupro. Lei doveva farseli tutti, parole provenienti da chat sue. Solo non voleva essere picchiata ed è normale che si facciano una ragazza che ne prende sette insieme e che dica di smetterla. Oddio, tutti sono consapevoli. Lei ha fatto vedere sui social quanto si inclina alla vita sensuale, per non dire altro. Ennesima occasione sfruttata e manipolata per infangare gratuitamente la nostra meravigliosa città e chi ci vive, abbiamo il patriota. I ragazzi vanno condannati, ma per ciò che hanno fatto davvero, ovvero picchiare una persona, non stuprarla. Purtroppo certi soggetti non arrivano a distinguere la realtà dal popolo. Fanno queste cose al momento che video in cui si fa ciò sono fruibili legalmente e la loro perversione li porta a guardarli ed emularli. Ed io mi inizierò a fare due domande sulla base del problema. Fra l'altro erano dei ragazzi dei bassi fondi che si trovavano in un luogo dove già ragazzini poco più che bambini girano bevendo alcolici. Cosa si aspettava da loro questa? E comunque mi raccomando, non diamo mai tutta questa risonanza per i stupri che accadono praticamente di continuo in città comunemente etichettate come volute e civili, come esempio Milano o Torino. Piuttosto amplifichiamo un finto caso in una città facilmente bersagliabile come Palermo. Complimenti mass media e alle testate giornalistiche che mostrano grande professionalità. Avrei tante cose da dire, ok? Quindi ridurrò all'osso. Mi fai schifo, punto 1, e a parte che hanno risonanza nella maggior parte dei casi, a parte questo, quelli noti si intende, ma non è questo il punto è che erano in sette. Amico, tu puoi fare il patriota quanto vuoi, bellissima città Palermo, non mi hai detto di no, ma quello che è successo è questo, punto. Io evito di leggervi tutto lo schifo che ho letto sotto, sono qualcosa come 100 commenti di gente che se la canta e se la suona. Madonna santa, madonna, tu sei uno di quelli di cui io sinceramente avrei paura, ma non a trovarmiti davanti, a non farlo, avrei paura a non sapere dove sei, perché se arrivi a giustificare una cosa del genere, Dio solo sa se te la trovi davanti. Un po' supponente da parte tua dare anche la colpa ai genitori senza neanche conoscerli. I genitori possono essere l'albero migliore per i figli, ma se il frutto è marcio. Non sempre è così, ma darlo per scontato lo trovo brutto anche solo per uno di questi genitori che ha fatto il suo dovere e si debba sentire attaccato per le colpe del figlio. Allora, io i genitori non li conosco tutti e non mi permetto di dire tutti sono così, perché non l'ho detto. Il punto è, forse avrei dovuto specificarlo nel video, che alcuni dei genitori di questi qui hanno, non, se non giustificato, comunque sia cercato di coprire i figli. La mamma di uno di questi andava in giro a dire che quella lì fosse una poco di buono perché il figlio non l'avrebbe mai fatto, ma lei lo ha portato di qua di là, non mi ricordo cosa è stato detto, e un'altra ha cercato di insabbiare tutto quanto. Nel senso, vergognosa anche la gente che cerca di fare views su simili tragedie. Però anche qua, capito? Se non se ne fosse parlato, perché nessuno ne parla di queste cose? Perché nessuno parla delle cose importanti? Se non se ne fosse parlato, se ne parla, lo stesso c'ho da lamentarmi. Che cosa deve fare uno? Tolto il fatto che lo faccio comunque, ma che cosa deve fare uno nella tua testa? Non deve parlare di queste cose qui perché se ne fanno views? Fanno views, amico mio, non perché me le guardo da solo queste cose qui, perché interessano, punto. E interessano anche a te che apri il video e per sciacquarti la coscienza di questi pensieri che fai, perché in realtà non ci sarebbe nulla di male a parlare di un argomento del genere, ma per sciacquarti la coscienza del fatto che pensi che sia una cosa orribile parlare di queste cose qui, e tu per primo probabilmente vai a vederle in maniera ossessiva queste cose qui, è una vergogna che la gente le sfrutti per queste cose che puoi sfruttare. Babù. Non c'entra niente sul contenuto del video, ma più un contenuto che si basa su come la gente ha reagito alla vicenda e tutto. Come mai lo stupro è visto come addirittura peggiore dell'omicidio? C'è uno stigma dietro assurdamente enorme. Basti anche pensare a come vengono raffigurati alle percezioni del pubblico nelle opere letterarie e audiovisive. E non sto minimizzando l'evento, sia chiaro. Ne parlo proprio perché anche io vivo la vicenda in questo modo. Allora, la questione è semplice. È una domanda che mi è stata fatta tantissimo. Capisco il dubbio, ma la risposta è molto semplice. Togliere la vita a una persona significa far terminare tutto. È orribile, è una cosa orribile, ma significa far terminare tutto. Peggio di questo c'è soltanto una violenza di questo tipo qui, perché in questo caso ti termina tutto ma tu resti vivo, perché un trauma del genere ti resta a vita, si abbatterà come un macigno su tutte le tue relazioni future, a meno che tu non faccia un lavoro gigante, non è neanche detto che funzioni. Tutto questo perché sette stronzi si volevano divertire. Questo è quanto. Questa qua poteva essere ubriaca, da sola in mezzo a sti mezzi galeotti, ok, lo capisco. È un qualcosa che anche io non approvo, sia chiaro. Cioè, se vai in mezzo a questi qua, io non lo approvo.
però non giustifica quello che è stato fatto, perché questi qui, comunque sia, hanno rovinato la vita di una persona con tanto di, e mi tocca dirlo ragazzi, questo qui è un qualcosa che vi fa capire molto. Ho visto dei canali YouTube di gente che più di definire come fango non ho da definire, che vanno lì puntigliosi a fare: ah, ma io non ho fatto il nome della ragazza per questo e quest'altro, è perché l'ho trovato in giro. Però, capito, mettendo in copertina la faccia della ragazza con tanto di nome e la faccia di questo beota vicino. Purtroppo, quando succede una cosa del genere, non ci si può aspettare di trovare la maggior parte della gente comprensiva. Si trova soltanto una massa di, non lo so, mezzi bifolchi che stanno lì a fare: oh, ma aspetta, ma lo sapete che... Cioè, capito, questo si trova. Quindi, ragazzi, io vi auguro sinceramente di non finire mai sotto una violenza del genere, perché le persone poi, anche in buona fede, non hanno la sensibilità. E purtroppo questo è un fatto. Questo è il motivo per cui questi atti sono così orrendi, perché ti lasciano addosso una maledizione, praticamente ti lasciano addosso un virus che non se ne va più. Questo è il brutto, vero, di queste cose, oltre all'atto in sé. Però ho capito, quello poi a un certo punto finisce, è orribile, però finisce. Il problema è il dopo, il fatto che non riesci più a dormire perché rivivi sempre quella cosa lì, il fatto che vedi sempre le persone con sospetto, vedi sempre questa roba qua, oltre al fatto che, ripeto, non vorrei che venisse svilito o comunque minimizzato l'atto in sé, che è una cosa orrenda, una cosa animalesca, fa schifo. Ma il punto è che tu le cose le puoi spiegare quanto vuoi, puoi metterti d'impegno quanto vuoi. Quello che troverai fuori sarà semplicemente il bifolco di turno che ti viene a dire: lei era consenziente, punto. E tu, davanti a uno del genere, che cosa vuoi fare? Vuoi veramente perdere tempo a dire: ah no, ma guarda, aspetta, te lo spiego tutto quanto in maniera... Queste persone non sono lì per capire, non sono lì per dire: aspetta, forse ho sbagliato, voglio capire meglio. No, queste cose le trovi sui libricini, sui librottini all'asilo. Queste persone poi popolano il mondo vero. Uscite per strada, ragazzi, la maggior parte delle persone che trovate sono così. Quindi capito il fatto che voi potete ragionare in maniera teorica quanto volete, ma poi ciò che conta è il pratico. Questo voglio dirvi semplicemente. Comunque sia, i commenti di oggi sono finiti. Spero di aver risposto a tutto nella maniera più esaustiva possibile. Nulla, qui sotto trovate tutto quello che può servirvi. Grazie per aver guardato questo video. Fatemi semplicemente sapere che cosa ne pensate. Detto questo, grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima.